Conclusione con una rassegna di cori a celebrare il quarto di secolo della fondazione del coro Madagascar Angels, diretto dal maestro Michele Patanè, la giornata mondiale missionaria che si è tenuta nella diocesi di Acireale. Nei giorni scorsi vi era stata una veglia di preghiera, mentre poi domenica, adornata con i colori missionari, la parrocchia Gesù Lavoratore di Giarre ha visto accogliere una rassegna corale dai contenuti particolari connessi alla tematica. A questa serata conclusiva, che ha inteso essere un forte connubio fra festa e preghiera, hanno preso parte Don Orazio Sciacca, direttore dell'Ufficio Missionario Diocesano, Monsignor Agostino Russo, vicario generale, Don Salvatore Cardile, originario di Catania, missionario in Brasile, e Don Giuseppe Pizzoli, direttore delle Pontificie Opere Missionarie. La giornata missionaria mondiale è una giornata di fraternità universale. Tutte le chiese, tutte le comunità cristiane del mondo pregano perché i missionari del Vangelo continuino con costanza il loro impegno a portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra. E tutte le comunità cristiane del mondo si uniscono in una fraternità universale anche nella solidarietà verso i missionari, nella solidarietà verso quelle comunità cristiane più povere, più semplici, più umili, verso le chiese più giovani che appena muovono i primi passi, ma soprattutto nel sostenere quelle comunità che soffrono nelle situazioni di povertà estrema o nelle situazioni di persecuzione. E quindi è una giornata di fraternità universale. Nella Chiesa di Gesù Lavoratore hanno espresso le loro congratulazioni per il traguardo raggiunto dalla Corale Giarrese dei Madagascar il sindaco Leonardo Cantarella e il consigliere comunale Santo Primavera. Cinque cori che si sono esibiti portando ciascuno segni e oggetti tipici dei missionari che operano in tutti e cinque i continenti del mondo. La manifestazione si è conclusa con tutti i cori riuniti nell'esecuzione di Pacem in Terris di Marco Frisina.